Benvenuti a questa nuova puntata di Alla scoperta di le eccellenze del territorio. Oggi andremo alla scoperta della tenuta Roletto di Cuceglio, che in questo periodo natalizio ha organizzato diversi eventi e appuntamenti. E ne parleremo con la signora Maria Aprile, ideatrice e organizzatrice degli eventi, e col signor Antonino Iuculano, titolare della tenuta Roletto. Benvenuti. Ben Grazie. trovata, signora. Signora Aprile, Natale in vigna, un titolo accattivante e più che mai azzeccato. Di cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa che vuole valorizzare i beni del territorio di eccellenza artigianale ed enogastronomica e inserirli in un contesto, nel contesto della tenuta Roletto, che grazie ai suoi spazi e al suo posizionamento vicino al Casello di San Giorgio, si presta enormemente ad accogliere iniziative come queste. Iniziative come queste, e alludo al fatto che i mercatini di solito sono pieni di emozione, sono fatti al freddo. Questa vuole differenziarsi, questa iniziativa, perché è accolta nei grandi saloni della tenuta, dove la magia della competenza e della bellezza dei prodotti del territorio è assicurata dalla qualità dei partecipanti, e dalla musica di sottofondo che viene erogata, dalla disponibilità, dalla colazione, un pranzo e la merenda per i ragazzi, la prenotazione delle cene. Quindi ci sono tutti i servizi per godere di qualche ora di relax, in aggiunta fino a Natale dell'acquisto dei doni, e dopo il Natale per potersi godere con la famiglia, con gli amici, con i ragazzi, qualche ora di svago. Svago per le persone del territorio e conoscenza per le persone che vengono da fuori, perché chi viene da fuori Canavese può inserire questo intrattenimento con una visita al Castello di Alie oppure a tutti i borghi bellissimi canavesani che con le loro luci, i loro presepi danno quello che è il tocco delle feste natalizie per chi ci viene a trovare. Fare sinergia col territorio e far È la cosa conoscere Canavese. fondamentale. Tantissime idee regalo, ha parlato di mostra di mercatino natalizio, mercatino di artigianato, Sì. quindi sono delle vere e proprie opere d'arte, dei pezzi unici. L'abbiamo chiamato mercatino perché ci sembrava rispettoso nell'ottica della tradizione dei mercati di Natale. Però effettivamente è un incontro con le opere di eccellenza del territorio. Abbiamo, e vedrete nel video, i maestri ceramisti di Castellamonte. Abbiamo Eugenio Pacchioli che espone sia i suoi quadri che le sue serigrafie. Abbiamo i prodotti di enogastronomia e di eccellenza di tutto il Canavese, quindi sia quelli dell'Eporediese che quello dell'Alto Canavese. E poi, insieme a gioielli e ai presepi che non potevano di certo mancare. Certo. Vediamo allora il video con gli oggetti artistici degli artisti. Ecco, abbiamo visto le immagini di queste bellissime opere. Gli orari e i giorni di apertura, e fino a quando?
Allora, la scadenza sarà la sera dell'Epifania, i periodi sono tutti i weekend, in aggiunta a Santo Stefano, il primo giorno di Epifania, e gli orari sono all'interno del weekend dalle 9, 9 e mezza del mattino fino alle 6 di sera, e i servizi sono quelli di accoglienza che comprendono dalla colazione alla merenda per i bimbi. E tutto con prenotazione per quanto riguarda il brunch, le altre cose no. Per quanto riguarda il brunch, è preferibile nelle primissime ore del giorno di visita prenotare www.tenuteroletto.it oppure 335 53 39 389. Perfetto. Tenuta Roletto, ottimi vini, tantissime etichette, quante sono le etichette dei vini che producete? Circa 18 18. 18 etichette. E tipi di vini sono Allora, la diversi? maggior parte dei tipi di vino è erba luce, attenzione, con la stessa uva, quello che è la produzione dell'erba luce, cambia il tipo di lavorazione e facciamo 8 tipi di vini diversi solo di erba luce, perché cambia il tipo di fermentazione, cambia il tipo di trattamento dell'uva, cambiano diverse cose e viene dei prodotti diversi. Questo grazie all'enologo, grazie alla facoltà di agraria e una parte, una spinta che ce l'ha data il Politecnico di Torino. Allora su queste etichette diverse, ripeto, abbiamo dell'eccellenza che lo deve dire il pubblico, lo deve dire il bicchiere quando parla, no? Certo. Perché il bicchiere è la cosa importante, perché io sono orgoglioso dei miei vini, ma l'orgoglio mio deve essere poi confortato quando uno assaggia i vini, che ce l'ha in quel determinato bicchiere, sente determinati profumi e quando, ahimè, lo metti in bocca, sentire veramente quello che viene fuori di questi vini. E vediamo anche un video con i vini della Tenuta Roletto. Grazie. Ci ritornate in studio dopo aver visto una panoramica di queste bellissime bottiglie che sono anche un'ottima idea regalo, oltre ad essere buoni, perché si è visto che ci sono delle confezioni molto originali e particolari. Allora, le confezioni a regalo, certo, è il momento delle feste natalizie, allora in quello certamente ci siamo dedicati un attimino. Se l'hai visto il formato delle scatole, no? Ci sono anche delle scatole veramente particolari, che è un anno che gli è stato dietro, perché volevo delle scatole non comuni, non le trovi sul mercato. Allora abbiamo progettato queste scatole, ma perché dovevamo fare un evento particolare. Ahimè, questo evento non si è più fatto nel Piemonte, l'ha fatto la Lombardia. Però noi le scatole le avevamo già tutte pronte, perché io pensavo che queste scatole sotto il profilo del Natale andavano molto bene, e le abbiamo potute realizzare in questo momento sotto le feste. Ci sono delle scatole particolari, quelle specialmente triangolare, che si vedono le tre bottiglie,
tre bottiglie diverse, tu basta cambiare il fondo della scatola, mi viene fuori una bottiglia particolare, puoi mettere che va bene per tutti i tipi di nostre bottiglie, cambiamo l'ultima parte del fondo dove si appoggia la bottiglia e cambia. Quello era una cosa proprio veramente molto ricercata e chi mi ha tirato fuori quella scatola gli ho fatto veramente, è stato un po' di anni dietro che volevo questa scatola così e dopo siamo riusciti a fare questa bellissima scatola e oggi ne abbiamo l'orgoglio di poterla presentare e nel filmato l'ho visto che fa piacere vederla, no? Certo, ci sono molti tipi di scatole, io ho voluto concentrarmi nelle cose natalizie solo sulle bottiglie e le scatole e non andare a fare i cestini che mi vengono richiesti con panettone o altre cose. Io produco vino, certo, e devo andare avanti col vino, no? Il vino nelle sue, abbiamo 18 etichette, ma in queste 18 possiamo, c'è una da sbizzarrirsi un attimino di quello che vuole fare il regalo natalizio. Puoi partire da una bottiglia sola a quello che vuoi proprio venire fuori, no? C'è una mescola abbastanza nutrita. Devo dire che è stato veramente le aziende, veramente che sono affacciate, che avevamo mandato delle letterine, avevamo mandato dei dépliant piccoli in miniatura e abbiamo visto che c'è stata una corrispondenza abbastanza nutrita. Tenutelo letto, lunga tradizione. Vediamo ancora un video, però questa volta commentiamolo insieme. Va bene. Sulla tenuta. Queste sono tutte la parte delle botti in legno, le botti in legno è tutto passivo. Qui invece tutto in acciaio, tutto filtro, sono collegati, qui c'è la raccolta. Io e la mia signora che andiamo a raccogliere, ma ecco qui c'è il vino che sta dormendo, a riposo, per molti anni. Tutto metodo classico, quello è tutto metodo classico. Anche qui questi cestone è di metodo classico. Anche loro sono a riposo. Sì. Ecco, queste bellissime botte, dentro c'è del tesoro. Sì, e poi degli enormi silos. Sì, gli enormi silos che ci sono. Ecco. E qui dove andiamo a vedere il passito del 2019, del 2026. Questo è il passito che si berrà nel 2026. Appese 1-1 e 1-1, esatto. E qui invece sono dentro le cassette. Qui una volta si metteva nella paglia, noi abbiamo messo delle stuoie. E questa è la bellezza, vederle proprio una a una come sono. Qui in questo momento la vigna la vediamo letargo, che sta dormendo, si riposa anche lei. Vedi, c'è il periodo che la vigna si riposa. Adesso c'è anche la potatura, perché vedo che già in parte c'è già stata la potatura, no? Abbiamo ancora questa fila che ha buio, che non è potata, ma il resto è già tutto potato lì. Vedi, continua a scorrere dei vignette, tutte queste con pali di legno, pali e traverse di legno. Il legno è castagno, ecco, vediamo. Qui invece cambia già, qui abbiamo abbandonato un attimino il legno, perché se pensiamo al futuro, ragazzi, la durata del legno c'è una limitata, no? E allora abbiamo cominciato con i pali in cemento, ma le traverse sono sempre in legno. Questa è anche una bella panoramica, visto su dalla collina, si vedono tutte le vigne, compresa l'edificio. Quando ho cominciato col legno, perché io sono innamorato del legno, e allora il legno più che il cemento, io vado subito nel legno, perché per me il legno mi dà calore, e alla vigna anche quello fa piacere, a vederle proprio così. Certamente che la durata del legno rispetto al cemento è abbastanza breve, no? Allora quando devo risostituire, chissà mai se le vengono ancora sostituite da me o dei miei familiari, io ho pensato ai familiari, ho detto, hanno poi un immenso lavoro da fare, se gliele metto in cemento hanno meno da fare, allora c'è una durata lunga.
perché il legno si potrebbe farlo durare molti, ma molti anni, però bisogna bruciacchiarlo, bisogna metterlo sul fuoco, sulla brace, e tutto quello che va interrato, che ci sia la carbonella attorno. Ossia il cuore rimane vivo, ma tutto attorno la carbonella, come si faceva una volta, no? I nostri nonni o i bisnonni, il palo in legno l'hanno sempre messo, ma aveva una durata immensa, perché loro le bruciavano. Proteggevano. Bruciavano, e allora veniva protetto. Oggi chi gli mette la catramina va a inquinare il terreno, certo, vai a fare delle cose, allora non facciamo più questi trattamenti. Però sarebbe bello quello di poter bruciare. Ma ragazzi, lì sono veramente tanti, Sì, tanti. E allora come fai? È impossibile farlo. Allora ecco lì il cambiamento dei nuovi sistemi. Ho dovuto ascoltare questi signori, gli esperti, che mi dicono vai in quello e abbandona il legno. Mi dispiace molto. Ha tolto però un po' di lavoro alle future generazioni. Certo, certo. Che tra l'altro è una vigna molto estesa e ancora in espansione. Sì, sì, è ancora molto in espansione. Attenzione che proprio ieri abbiamo finito di mettere 16 ettari di barbatelle. 16 ettari, ragazzi, sono tanti, prendo il fiato, no? Perché mettere 16 ettari, preparare i terreni per i 16 ettari, è stato veramente un grosso lavoro, ma grosso lavoro, perché il termine mi scade a maggio 2019, però io devo ancora mettere tutti i pali, devo mettere tutti i pali, devo aver allestita, però l'impianto è stato fatto ormai, la parte grossa che era le barbatelle sono state fatte. Adesso più mi viene il sorriso perché dico mettere i pali con i battipale, con altre cose, è molto più veloce, molto più veloce. In questo periodo natalizio, con le iniziative che ci sono a Tronterletto, c'è anche l'occasione di poterla visitare. Certo. Attenzione, abbiamo tante di quelle stradine interne, ma tante di quelle stradine interne che si possono fare dei chilometri e chilometri. Abbiamo un percorso, il più breve è 1800 metri. Dopo andiamo a 3600 metri e dopo c'è l'altro di 7000 metri, ossia 7 chilometri che puoi girare veramente. Allora la gente che sia passeggiata, che sia anche con i bimbo o la persona anziana, fa il primo percorso, sei tutto immerso nelle vigne. Certo. Idem gli altri. Certamente se fai quello più lungo, sei su per le colline, vede delle cose come quando uno va a sciare, che è su in punta al Cervino, o non il Cervino, su al Plateau Rosà, vede tante quelle montagne, e qui vede tutte queste colline di vigne. Che lasciano senza fiato. E in mezzo alle vigne vengono organizzate anche caccia al tesoro. Infatti, abbiamo pensato di inserire la caccia al tesoro per i più piccoli. Ovviamente lì c'è la possibilità anche, come bed and breakfast, di fermarsi alla sera, che diventa una magia, perché la tenuta è inserita in mezzo a questo vigneto che fa un po' d'anfiteatro, quindi è anche molto suggestivo. Però parlando di servizi, prima ho parlato di alimentazione, quindi di possibilità di prenotare il brunch. È possibile anche prenotare servizi di autobus da Torino, oppure concordandolo con aziende, oppure con piccole organizzazioni che vogliono fare un gruppo di persone che viene per la visita. Il 23 è un giorno un po' particolare perché abbiamo organizzato due concerti, uno per i piccoli pomeriggio e uno per i ragazzi più grandi con la pericena, e abbiamo i laboratori di ceramica che ci seguono tutte le domeniche fino all'Epifania e che sono interessanti sempre per i bambini. Fantastico. Quindi in questo periodo natalizio fino al 6 gennaio alla tenuta Roletto a Cuceglio, nei weekend, se non erro, andateci. Buon proseguimento.